Parliamo dell'incontro con Marco Bellocchio. Tu hai fatto un provino per il suo come sono andato? Uno? No, vabbè, lo so che faccio finta di non sapere il tuo provino, non sono mai stato raccontato, quindi se lo condividi con noi. No, allora, per fare i sogni io ero a teatro, stavo facendo uno spettacolo a teatro e venne la casting di Bellocchio, che io non conoscevo, e mi disse: vorresti fare un provino per il film Marco Bellocchio? No, Io ho detto no, grazie, adesso sono, no, voglio aspettare, quindi sì, e quindi mi ero letta il romanzo per una notte, poi ho fatto il provino, però ovviamente io non ero nessuno, no? E questo pensiero un po' mi assillava, io dicevo, il personaggio era bellissimo, era la mamma di Massimo Granatini, fra i due sogni, però il pensiero mio era chissà quante attrici, no? Più grandi, più strutturate, con più esperienza, con più curriculum ci saranno, perché dovrebbe prendere me? Questa era una cosa che ha assillato me, forse anche lui, mi sono mancato tipo 5 anni, forse anche lui ha detto mi piace questa ragazza, però capiamo se veramente si può. Invece poi è andata così, ed è stato veramente è stato un po' l'inizio di tutto, perché quando vi diamo una persona come Marco Bellocchio, capisci anche delle cose che propongo. Lui è veramente un grandissimo coach di attori, perché ti dice poche cose, ma sono sempre le cose che da qualche parte sai, no? Che dovresti fare, e lui ci arriva un attimo prima di te, e poi ti lascia almeno personalmente una grandissima libertà, come se dopo tutti quei provini avesse detto abbiamo già lavorato, cioè quei provini era già lavoro, no? Quindi non ti volevo buttare la prova, era solo per vedere come insieme potevamo funzionare. No, questo è molto interessante perché quello dell'occhio è di quei registi che mimano, sono dei registi che va benissimo una tecnica, no? Che mimano le scene, diventano attori al tuo posto. Che tipo di provini sono stati? Era sul testo, parlavate. Allora, c'era per fare i sogni, c'era una canzone da cantare, perché la mamma di Granatini cantava questa canzone molto bella, Resta con me, che io però non conosco, cioè non è che non la conosco, ma la avevo a memoria, quindi per prepararmi sulle scene poi non avevo fatto la memoria della canzone. E quindi avevo portato una canzone per prepararmi. No, no, sono curioso. La canzone di Gabriele Lanetti, quella sulla memoria. No, non so da lì. Vabbè, poi la canto. Sì, no, No, magari adesso, non stasera adesso. per piacere sarebbe Stasera meglio. per piacere. No, io te lo chiedo per piacere, Esatto. poi per piacere. No, no, non mi capita, no, per dire. Però io cantai questa canzone di Gabriele Lanetti e lui rimase e mi disse: ma scusa, ma la canzone che devi portare era un'altra, perché hai portato questa? E io gli ho detto: perché secondo me questa rispecchiava qualcosa di questa donna. Perché parlava di un amore grande che però a un certo punto va via, un amore dimenticato, un amore. E io questa canzone quando la sentivo mi parlava di questa storia, più di Resta con me. E lui mi ha detto: questa cosa è bellissima, però adesso impara la sua Questo è lingua. difficile.